Ciao Molis, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faccio un video molto particolare, visto che ultimamente ho fatto la decluttering makeup. Ora faccio la decluttering skincare. Sono dei cassettoni, però vi faccio vedere anche cosa ho nell'armadietto. Allora, nell'armadietto ho questo gel purificante di Garnier, il Pink Sugar Profumo, il siero di Zago, l'acqua miscelare con latte detergente di Garnier, il autoabbronzante di Collistar, bellissimo. Questo qui dell'Aloe Spin che sto per finire e per fortuna non mi fa impazzire. Il olio struccante di Dermolab, un deodorante di Dove. Gel esfoliante quotidiano purificante, questo è un gel detergente e qui ho il tonico che comunque sto per finire e che quando finirò riprenderò la lì e li sostituirò. E qui ho la mia spazzola detergente molto facilmente insieme al rasoio di mio fratello. Qui invece tengo tutta la roba piccola che comunque uso e c'ho una crema per i brufolini vari di Seta Blu molto valida. Questo balsamo labbra di Cosmi, questo penso che lo metterò giù perché non lo sto usando, è un labello scrubbante di Labello, carino ma non mi fa impazzire, non scrappi chissà come, lo uso come burro cacao perché è molto valido, un contorno occhi di Nuvo, la crema che sto usando come crema notte di Kiehl's, molto valida. E c'ho anche questa crema che sto usando che mi sta colpendo tantissimo perché mi piace, di Dermalogica, ed è una crema assolutamente molto purificante, ma sa tantissimo di menta, che a me piace comunque la menta in realtà. Ho due diciamo gel detergenti per il contorno occhi, cioè per il contorno per le sopracciglia, dopo lo devo anche andare a mettere, quindi quello lo metto qui. E vabbè, poi io tutto il Voltaren per dolori, la crema di mamma. Quindi qui in realtà dopo sposto solo il labello, quindi qui è tutta cosa che mi serve. Vediamo sotto che ho le sheet mask. Maschere varie e soprattutto scrub. Guardate la marea del disordine che stava in questo cassetto che ora andremo a sistemare. Terrò comunque le cose che mi piacciono e declatterò quelle che non mi piacciono. Quindi direi di iniziare. Tengo tutte e due le maschere in argilla di Garnier, sono molto valide. Questa è una regalata a mia cugina e questa l'ho comprata io. Una è appunto esfoliante e purificante, l'altra è purificante e minimizza i pori. Quest'altra maschera di seta blu che mi ha regalato mia cugina ed è una maschera all'acido ialuronico. Io non la utilizzo quasi mai, non lo so il perché, è di Milmil, l'ho presa nel primo lockdown, mamma mia che ricordi, perché mi serviva una maschera purificante e ho preso questa maschera a carbone perché cioè non ne avevo ed era appunto l'unico negozio di detersivi che era aperto, però non la utilizzo, quindi questa la deglattero. Questo è uno scrub e si chiama Crema Peeling Acqua Termale Settore Essenziale, l'ho preso allo spin, devo dire che è fantastico. Questo è Face and Body, però lo uso solo per il face perché per i body non è che scrubbi chissà quando, però è una diciamo dei granulini molto piccoli e è super super scrabbante, non fa male. Quest'altro tonico che mi sta per finire, sempre di Fiori Magnolia, normale. Ma maschera di Imprimis, questa qui l'ho presa sempre all'Aloe Spin, non la utilizzo mai, quindi declutter e poi vecchia. Gucci by Flora, dopo lo metto da parte, sì, questo lo prendo. Profumino di Chloé, questo qui è appunto se mette a fuoco, che mi è uscito nel calendario di Pinalli, lo tengo bellissimo questo profumo, ve lo consiglio, è molto delicato, però il profumo persistente, quindi ve lo straconsiglio se amate i profumi molto delicati. Reid Gradual 10 Sleep Mask Face, mai provata questa, una tengo perché la voglio provare. E se non mi dimentico la proverò sicuramente. Maschera per capelli di Grow Gorgeous. Allora, stavo dicendo, questa comunque la tengo. Tra maschera peeling mask, che poi non ho capito per quanto sia peeling, va bene.
il cooking, questa la tengo perché me l'ho provata ieri e mi è piaciuta un sacco, o l'altro ieri non mi ricordo. Mentre tengo anche questa qua, l'Instamood di Glam Glow, molto valida. Tutte e tre, balsami labbra di Cosmi. Ho anche questa crema, cioè me la tengo, questa crema corpa dell'Occitan. La uso dopo, la metto sopra, è di Alien Mugler, fantastica, mi piace proprio un sacco, bella idratante, leggera e soprattutto molto profumata. Ha la stessa, al stesso profumo del profumo. Per l'argilla di seta blu, questa è fantastica, questa la tengo perché è molto valida. Questo è un cerottino di seta blu che non mi piace affatto, quindi via, da buttare. Acqua di Parma campioncino che mi hanno dato in Sephora, lo tengo perché questo qui, no, Pinalli me lo diede, sì, lo tengo perché mi può sempre servire. Chi di Festi li tengo. Tengo queste tre maschere dell'Eurospin che sono appunto shade mask, una al carbone purificante, una al miele nutriente e questa qui che è al cacao energizzante, quindi da provare tutti e tre. Queste ultime due maschere di Amazon che devo anche comprare, sì, perché mi servono. Questo è nuovo, ma penso di regalarlo a qualcuno, penso a Giulia, a qualcuno delle mie amiche, perché non lo utilizzo mai. Questo lo conservo e lo regalo a qualcuno perché è nuovissimo e non lo utilizzo mai perché è una maschera sempre peel off, detossinante di seta blu. Cino di siero di, appunto, questo qua è arrivato con Sephora di Guerlain, lo tengo perché lo voglio provare. Tengo tutte queste maschere di Geomar. Qui come ho posato la roba, ovviamente. Qui, qua dietro stanno anche i profumi, infatti non so se si vede. Qua le shade mask, le maschere di Geomar che sono fantastiche, le maschere, alcune creme e ovviamente il profumo di Chloe che sta lì dietro. Qui davanti ci sono appunto i tre balsami labbra e la maschera di E-Cooking con quella capelli e quella è la maschera notturna che devo usare. Qui c'è il delirio più delirante. Questo è il casino più delirante, più o meno. Allora, vediamo cosa tenere e cosa buttare. Questo è un olio viso di, appunto, olio viso di l'Eurospin, però lo tengo solo per le gambe quando faccio la depilazione, però lo tengo in evidenza, quindi dopo lo sposto sopra. Lo metto qui con, appunto, la maschera, il pettine per i capelli, le bubble tea per, appunto, il bombe da bagno, altro bagno schiuma che sto amando di Motion Brown. Qua c'ho, quando c'ho le bolle in bocca, latta. Queste sono, ed è come si chiama? Mi dimentico sempre. Ah, il My Constantine. E qui c'ho un scrub e un bagno schiuma che mi ha regalato la bimba dopo scuola. Continuiamo. Tengo assolutamente questo tonico che quando lo finisco quello che ho lì sopra. Prendo questo di Pixi. È un dischetto appunto lavabile di Sweepes. Dopo ce l'ho lì sopra, lo metto a posto, lo utilizzo spesso con le maschere e mi piace. Due pezzocchi, attualmente non ho frigorifero qui sopra, però quando avrò frigorifero li voglio provare proprio in estate, quindi li tengo. L'amminativo che mi ha mandato comunque l'azienda di Cosmo Calendar, lo decluttero. Allora, è molto valido, però le mie ciglia non restano su e io devo farci un litigio assurdo per farle tenere su, quindi lo butto. Siero di Satè Naturale l'ho preso su Amazon, ho perso di punti, quindi lo butto. È un nuovo dell'erboristica, è appunto un idrogel, quindi un gel appunto purificante. Floreale lo tengo perché mi stava anche per finire. Labbra di Biotherm, questo lo tengo perché mi può sempre servire. Ma diverso niacinamide la tengo perché voglio provarla. Tengo anche questo cleanser di Elemis che voglio provarlo perché è appunto un gel detergente da provare assolutamente. Vi faccio sapere com'è. Deglatero a malincuore, questa è anche una collaborazione. Non mi ricordo neanche bene l'azienda. Comunque, mi ha mandato questo gel, vabbè, saponetta detergente che è molto carina, però sinceramente non la uso. E poi a lungo andare mi unge tantissimo il viso, mi escono tantissime imperfezioni. Assolutamente voglio provare questo contorno occhi di Goovy.
è appunto l'azienda per cui lavora Misce Luzziche, e soprattutto mi sembra molto carino. Che sì, Misce Luzziche è stata anche ai prodotti makeup e skin. Olio bifasico di Clinique, nel momento che mi finisce quello là di che ho sopra. Molto contenta, mi piace come ho posato tutto. Dopo appunto ho messo anche due lamette, una per i talloni, per la pedicure, e un'altra per i peli. E ora vi faccio vedere tutto quello che ho buttato. Sono stata perché è da regalare, quindi è da regalare. Guardato questo video, spero che vi abbia fatto compagnia. È un video un po' stupido, però comunque dovevo sistemare un po' i miei prodotti, anche skincare. Ah, mi sono dimenticata di posare. Mentre stavo posando il labello, mi ero resa conto che ovviamente non vi ho fatto vedere neanche i prodotti che ho gettato, vabbè, e che si è scaricato il telefono, e praticamente vi volevo salutare in quel lasso di tempo, quindi vi saluto ora. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale e tutti gli altri miei canali che trovate giù in info box. Attivate la campanellina se vi va, e io vi do un grosso bacio al prossimo video. Ciao!